Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi voglio andare a realizzare insieme a voi un altro must della cucina italiana e vi parlo proprio del ragù alla bolognese. Questo piatto non ha bisogno di tantissime parole, ha semplicemente bisogno di essere realizzato e utilizzato con qualsiasi tipo di pasta, che sia fresca, che sia secca, oppure anche con il gnocchi di patate come ho fatto io, e ad esempio il piatto davvero straordinario. Quindi non ci resta che iniziare subito la preparazione. Prima però vi voglio ricordare di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un like a questa ricetta davvero super super golosa. Quindi iniziamo! Iniziamo la preparazione di questo meraviglioso piatto partendo proprio dal soffritto. Quindi in un tegame ho messo un filo dell'extravergine d'oliva, aggiungiamo il soffritto che è composto da carota, cipolla e gambo di sedano. Mescoliamo e lasciamo soffriggere per un paio di minuti. Trascorso il tempo andremo ad aggiungere la carne macinata mista, composta da carne di manzo e carne di maiale. Mescoliamo per bene finché la carne cambi il colore e lasciamo cuocere per circa 7 minuti oppure finché la carne sarà priva dei propri succhi a fuoco moderato. Dobbiamo ottenere questo risultato. Ora possiamo aggiungere il vino rosso, quindi sfumiamo la carne. E a fiamma alta facciamo evaporare tutto l'alcol. Questa è una fase molto importante. Dopodiché andremo ad aggiungere il passato di pomodoro. Mescoliamo per bene. Saliamo con del sale fino a piacere. Poi aggiungiamo 3 mestoli di brodo vegetale, oppure nel caso non l'avete potete aggiungere dell'acqua, importante che sia ben caldo per non fermare la cottura del nostro ragù, quindi per avere una continuazione di cottura. Arrivati a bollore mettiamo il coperchio lasciando un po' di spazio e facciamo cuocere a fiamma dolce per circa un'oretta oppure finché il nostro ragù sarà ben ristretto, mescolando di tanto in tanto. Dopo un'ora questo è il risultato, quindi il sugo è ben ristretto e quindi andremo ad aggiungere altri 2 mestoli di brodo vegetale caldo. Mettiamo il coperchio lasciando un po' di spazio e facciamo cuocere per un'altra ora a fiamma dolce mescolando di tanto in tanto oppure finché otterremo un ragù ben ristretto e cremoso. Come da tradizione a fine cottura si aggiunge un po' di latte per smorzare il gusto del pomodoro, ma potete anche omettere questo ingrediente come ho fatto io. Il risultato finale del nostro ragù alla bolognese deve essere asciutto ma allo stesso tempo cremoso, un condimento davvero straordinario.